senso del mio discorso, iniziamo a dire che l'ulcera venosa non è un'ulcera che, diciamo, riveste un particolare interesse nell'ambito della medicina rigenerativa, che ovviamente, giustamente, è prevalentemente orientata per lesioni diabetiche, del piede diabetico, ischemiche. Tuttavia, esistono delle situazioni nelle quali anche nell'ulcera venosa può essere utile l'utilizzo di metodiche di medicina rigenerativa. Una è data dalle lesioni difficili alla guarigione. Intendendo però, per lesione difficile alla guarigione, la lesione che ha seguito quello che è una procedura corretta di valutazione e di rivalutazione del paziente nel corso del tracciamento terapeutico. Vedete l'immagine a sinistra? Quella è un'ulcera datata a 10 anni in un paziente di sesso maschile con un grave problema all'anca. Questa ulcera da stasi ha una datazione che è assolutamente assurda. Tuttavia, il problema risiedeva nella modalità dell'elastocompressione, che era inadeguata. Alla mia osservazione, in un mese di terapia è guarita, non ho utilizzato nessuna medicina rigenerativa. Quindi questo tipo di lesione non è una lesione che interessa la medicina rigenerativa, interessa una corretta valutazione e, attenzione, rivalutazione del paziente nel caso, dopo 3 settimane di approccio terapeutico, la lesione non mostri segni di miglioramento. Esistono però dei casi nei quali, nonostante venga fatto questa valutazione e questa rivalutazione, la lesione non accenna a guarire, e questo è un caso in cui può essere di interesse l'utilizzo di approcci alternativi. Un altro aspetto, ce lo diceva prima Battaglia, la lesione ulcerativa venosa non guarisce, cicatrizza. Anche quando noi applichiamo tutti i principi stabiliti nella buona prassi, diciamo, la valutazione del paziente a livello sistemico, a livello regionale con la correzione dell'alterazione della pressione plasmurale, con la chirurgia o con l'elastocompressione, e applichiamo localmente il corretto approccio terapeutico, noi non facciamo altro che favorire la guarigione secondo il default dell'adulto, cioè che non è la restituzione ad integrum, ma è la formazione della cicatrice. La lesione venosa è, nella lesione venosa, e questa è ancora più grave, perché essa non insorge su un contesto di cute sana come una ulcera vascolitica, insorge in un contesto di cute lipodermatosclerotica, quindi in un contesto già fibroso, e quindi sicuramente questo è un locus minoris di resistenza e ci prepara a una valutazione, a una recidiva successiva. Per approcciare a quale tipo di indicazione possiamo trovare nel trattamento delle ulcere venose, partiamo da un concetto: tutte le ulcere sono ferite, bloccate nella fase infiammatoria del processo di guarigione. Questo però nell'ulcera venosa è particolarmente vero, proprio perché nasce in un contesto già infiammatorio, che è quello della lipodermatosclerosi. Ma l'infiammazione e la stasi creano una condizione ipossica, che costituisce un forte stimolo alla produzione di fattori angiogenetici, in particolare il vascular endothelial growth factor di tipo 2, che è quello che noi maggiormente conosciamo e che è stato maggiormente studiato. Ebbene, questo fattore viene prodotto in varie isoforme, dette splice isoforms. Queste differiscono per la porzione carbossi-terminale. Questo particolare non è secondario, perché questa parte condiziona la capacità di legame alla matrice. Un corretto equilibrio tra la componente ad alto peso molecolare e la quota a basso peso molecolare garantisce una corretta angiogenesi. Ebbene, in un contesto infiammatorio sono presenti attività enzimatiche, proteolitiche, capaci di interagire con i fattori di crescita. Queste sono state ben studiate proprio nel caso del BEGF, e si è visto che il sito principale di azione interessa la porzione carbossi-terminale della molecola. Questo significa che in un contesto infiammatorio avremo uno sbilanciamento nel rapporto da quote ad alto peso molecolare e quote a basso peso molecolare, e quindi questo può favorire la comparsa di un'angiogenesi abnorme. Angiogenesi abnorme che noi osserviamo già nelle fasi della lipodermatosclerosi, quando vediamo in questo quadro capillaroscopico a sinistra dei capillari glomeruliformi, dilatati, non regolarmente distribuiti. E questo corrisponde a livello diciamo immunoistochimico a un aumento dei livelli di BEGF, ma anche a un aumento, ma questo è un altro aspetto, del recettore R1, che è un falso recettore, un recettore ad alta affinità ma scarsa efficacia. È quasi un meccanismo di compensa. Tutte le volte che noi attuiamo un corretto approccio terapeutico all'ulcera venosa, noi esercitiamo in effetti un'azione
antinfiammatoria, perché sia l'azione su quelle che sono le comorbidità del paziente, ad esempio il diabete, correggiamo una glicemia alterata, correggiamo a livello locale l'aumento della pressione trasmurale attraverso l'applicazione di una band o con una metodica chirurgica, effettuiamo quel trattamento locale pulmonologico che garantisce l'eliminazione dei fattori locali di flogosi, noi attiviamo un trattamento antinfiammatorio, quindi noi indirettamente esercitiamo un'azione modulante su questo, ma questa richiede tempo. Se noi vogliamo invece attuare un'immediata correzione di questi fattori di crescita, anche nell'ambito, diciamo nell'ottica, perché il discorso neogenetico implica fortemente gli effetti cicatriziali, gli esiti cicatriziali della lesione, allora noi possiamo addizionare dei fattori di crescita freschi, che quindi non abbiano ancora subito l'azione lesiva delle attività enzimatiche infiammatorie. In più, se questo è ancora meglio, se questo materiale che applichiamo esercita anche un'azione modulante sulla flogosi. Ovviamente, abbiamo sentito prima dal professor Caradonna l'importanza delle piastrine in questo, il ruolo centrale delle piastrine in questa fornitura di fattori di crescita, un ruolo che è fisiologico. Preparare un concentrato piastrinico è semplice: prelievo di sangue, centrifugazione, estrazione della fase che ci interessa. A fronte di questa semplicità esiste però una notevole eterogeneità delle modalità di preparazione del concentrato che rende non standardizzabile la metodica. E questa è la ragione per cui la review della Cochrane del 2016 e le nostre SIMMECRE linee guida del 2016 non sono potute andare oltre un livello di evidenza 1B per l'utilizzo di questo tipo di approccio. Recentemente però un altro tipo di approccio un po' più standardizzabile è quello dato dal CGF, che prevede l'utilizzo di una centrifuga che ha delle caratteristiche di accelerazione preprogrammate dal costruttore, per cui si alterna una serie di velocità che garantiranno un prodotto finale che ha delle caratteristiche più o meno standardizzabili. Questo è un prodotto che viene chiamato in genere CGF. La letteratura però è ancora abbastanza limitata su questo argomento. Che caratteristiche ha questo materiale, questi concentrati piastrinici? Si compongono di uno scaffold, che è costituito ovviamente dalla rete di fibrina, ed è molto importante ricordare che questa è la rete di fibrina che contiene, vedete quei pallini blé, quelle unità di fibronectina che sono un elemento chiave per le fasi successive della formazione delle matrici intermedie e per poi ottenere la matrice definitiva, quella della guarigione. Cioè. Questo reticolo inoltre ha delle proprietà capaci di rilasciare in maniera controllata i fattori di crescita che provengono dalle piastrine, in misura tanto maggiore quanto più lento è stato il processo di coagulazione che l'ha determinato. E quindi capite che un processo di coagulazione veloce, quello indotto per esempio negli PRP ottenuti con la trombina, cioè attivando le piastrine con la trombina, e quello invece ottenuto aspettando la coagulazione naturale innescata dalla parete in vetro della provetta, possono essere significativamente diversi. Di questo materiale conosciamo anche la distribuzione delle componenti corpuscolate e delle componenti cellulari, che ci possono anche interessare, ad esempio i leucociti, per un'applicazione topica sono interessanti perché contribuiscono alle difese, e conosciamo perfino nel caso del CGF la cinetica di rilascio. Vedete nel grafico il caso del VEGF, sono note anche gli altri fattori di crescita, come all'ottavo giorno c'è ancora un rilascio significativo, molto significativo. Quindi dicevo, questo materiale nasce per lesioni difficili, ma qui ci interessano le lesioni venose, ricordando che queste, che spesso hanno dimensioni cospicue, hanno come limite il fatto che non possiamo utilizzare, se operiamo in ambulatori nostri o in un ambulatorio che non sia collocato all'interno del centro trasfusionale, quantità superiore a 60 ml di sangue per seduta. Questi dati che adesso vedete sono stati presentati al congresso WIP Winter a Cortina a gennaio di quest'anno. 10 soggetti trattati con CGF contro 10 soggetti trattati con medicazione standard. E effettivamente abbiamo visto un miglioramento del tempo di guarigione e della qualità della cicatrice valutata con una scala semi-quantitativa. Non ci sono state invece verificate variazioni significative della qualità del dolore. Devo correre un po' perché ovviamente l'argomento è abbastanza complesso. Io chiedo scusa anche per la voce, ma purtroppo sono raffreddato. Un altro aspetto, un altro tipo di approccio è quello del micrografting. Il micrograft è qualcosa di differente rispetto al graft, perché nel trapianto noi otteniamo un'immediata sostituzione della funzione. Il micrograft invece trasfonde, cioè applica delle cellule dei frammenti tessutali che conservano l'identità tessutale originale,
ma che si servono poi della ferita come terreno di coltura, quindi hanno dimensioni sufficientemente piccole per essere, diciamo, per sopravvivere, per diffusione dei nutrienti e dell'ossigeno. Le cellule staminali sono largamente adulte, sono largamente rappresentate nei campioni di cute che noi andiamo a prelevare. Sono collocate in nicchie, come abbiamo sentito, e non mi soffermo su questo, ma hanno una caratteristica, possono autoriprodursi oppure possono essere committed, possono essere differenziate, prendere una linea differenziativa, quindi verso un adipocito o un fibroblasto. Uno dei meccanismi che condiziona questa decisione è dato da un signaling a base di specie radicaliche dell'ossigeno. Allora immaginate una condizione in cui viene uno stress ossidativo cronico, quale quella che si verifica in una malattia infiammatoria sistemica, come può essere un'artrite reumatoide, ma lo stesso diabete, oppure ancora di più nel caso dell'ulcera da stasi, che è circondata da una cute infiammata e quindi da un contesto in cui questo stress ossidativo proveniente addirittura dai fagociti professionali, quindi dai leucociti, quindi non quello mitocondriale che è tutto sommato gestibile dalla cellula, va a creare un depauperamento di queste cellule che vengono tutte consumate. Sì. Stabilito che queste cellule in modelli animali sono utili nella guarigione, c'era una guarigione della ferita, e se però non contribuiscono quantitativamente al tessuto neoformato, ma sembra esercitare, come questo studio che non ho il tempo di illustrarvi, un ruolo regolatorio. Per cui facendo un semplice prelievo con un punch da biopsia 2 mm quadrati, riusciamo a coprire con questo materiale ottenuto che, come vedete, ha dimensioni inferiori a 50 micron grazie a un filtro che seleziona le, diciamo, i frammenti interessati, riusciamo a coprire fino a 2 cm quadrati di superficie. Applicando il tutto su uno scaffold collagenico otteniamo i risultati che poi vediamo. Anche qui la cosa nasce per l'utilizzo in campi di essenzialmente di lesioni diabetiche. Questi sono invece i primi due lavori prodotti. Uno è della Trovato ed è un lavoro concepito in una maniera molto diversa rispetto al nostro. E infatti prevedeva l'utilizzo settimanale dell'applicazione. Nel nostro lavoro invece, che in pochi mesi successivo, noi abbiamo fatto un'unica applicazione che entra più in quella che è la filosofia della medicina rigenerativa, cioè indurre un cambiamento, una modifica del decorso della lesione in modo poi da trarne benefici in seguito. E i risultati ovviamente riguardano soprattutto pazienti con piede diabetico o con altre patologie. Questo è uno dei pazienti, non sono numerosi, con patologia di tipo venosa, vediate qui anche lo scaffold. E concludo dicendovi anche la possibilità di combinare le due metodiche, cioè quella del concentrato piastrinico e quella della micrografting, utilizzando in questo caso come scaffold un prodotto di scarto della produzione del concentrato piastrinico, che è il plasma povero di piastrino. E vedete qui, i dati sono solo aneddotici, che tutto quello che viene applicato sulla lesione del paziente è proveniente dal paziente. Con questo mi fermo a ringraziare.